bentornati sul mio canale. Riprendiamo alla grandissima questo autunno creativo. Come sapete c'è stata una piccola pausa in quanto è nato il mio terzo bambino, ma adesso siamo pronti per riprendere in mano il lavoro e quindi ricominciamo con i nostri video. Prima di ricominciare con i tutorial facciamo un breve video haul, un po' in ritardo rispetto al back to school, ma volevo mostrarvi come ogni anno i miei acquisti di cancelleria. Quest'anno gli acquisti arrivano un po' dappertutto, cartolerie varie che sapete a settembre sono piene zeppe di materiale scolastico, ma con un nuovo ingresso che è appunto un haul di Shein, di cancelleria presa su Shein. Io sono davvero entusiasta, forse c'è solo uno o due articoli che mi hanno leggermente delusa, ma vedrete subito quando ci sposteremo al piano da lavoro. Spero che questo breve video vi piaccia, ma prima vi ricordo di seguirmi sui miei canali social, che sono Facebook, Instagram e TikTok. Vi ricordo del mio shop online www.usalemani.com, dove troverete tutte le mie creazioni e tanto tantissimo materiale per creare. Spostiamoci subito al piano da lavoro e vi mostro tutti i miei acquisti di cancelleria. Partiamo subito dai quaderni. Voi sapete che io colleziono quaderni e quest'anno ne ho trovati di troppo carini. Guardate, riguardante un po' il cibo cute più carino, guardate il sushi kawaii, è troppo top. Cibo spazzatura, e in questo periodo che sono a dieta è l'ideale. Poi c'era questo che mi piaceva, la frase be happy every single day, sii felice ogni singolo giorno, ed è un po' il mio motto. E poi questi qua carini con gli orsetti e la frase you are so sweet, e i cagnolini con I'm so imperfect. Bene, questi diciamo sono un po' i quaderni di quest'anno un po' più particolari che ho trovato. Poi invece passiamo alla cancelleria, presa un po' in giro qua e là, quindi mano a mano che escono vi dico dove li ho presi. Allora, quadernino Tiger, come potete vedere, a forma di tavoletta di cioccolato. Questo l'avevo già preso l'anno scorso, mi piaceva tanto, l'ho ripreso. Altro quaderno carinissimo, Pop It, con l'arcobaleno, e voi sapete la mia passione per gli arcobaleni. Stitch, questo l'ho preso da Primark, troppo carino, dai, stupendo. In cartoleria ho preso questo sempre con gli arcobaleni, guardate che bello con l'elastico, purtroppo si è un po' rovinato perché è molto delicato, e gli arcobaleni sono a rilievo, vedete? Carinissimo, adesso lo metto sotto un peso così riprende la sua forma. Nella stessa cartoleria ho preso questo con l'acchiappasogni e con la frase, vediamo se riesco ad avvicinarmi un po', follow your dream. Follow your dreams, e guardate all'interno ha tutte le righe puntinate con gli acchiappasogni, molto carino. Questo è un blocco, quindi ha le pagine che si strappano, adoro. Torniamo un attimo indietro, ecco, allarghiamo un attimino, ok. Perfetto, e andiamo avanti. Sempre in cartoleria ho preso questo Beautiful, anche questo adoro, le pagine un po' gialline all'interno a righe, guardate che bello, di cartone tipo carta craft all'esterno, molto carino. Non chiedetemi cosa farò di tutti questi quaderni oltre a quelli che già ho, ma voi sapete, è un problema. Poi sempre in tema arcobaleno, matita legami,
Avviciniamoci. Guardate che bella, gomma arcobaleno e poi giù matita, cielo, goccioline colorate, insomma è veramente uno spettacolo. E qui c'è la frase, e qui c'è la frase, riesco a mettere a fuoco, frase after rain comes the rainbow, che è praticamente la frase che io ho ricamato dovunque. Nel corredino di Davide che è nato a luglio. Sempre in cartoleria poi ho comprato le nuove penne cancelline. Ragazzi, sono fantastiche, infatti le ho volute prendere di tutti i colori. Si chiamano le cancellotte, sono della Colorbook. Hanno un tratto meraviglioso. Vedete, poi la gocciolina segna il colore e ad ogni colore poi è associato un animaletto. Quindi blu il cagnolino, rosso il gattino, questa è lilla, viola l'orsetto, poi qui c'è un altro orsetto ed è verde, qui c'è un topolino ed è nera, insomma ho cercato di prendere quasi tutti i colori, mi pare che mi manca solo la volpe, può darsi che poi sarà qui sotto, non lo so, ma troppo troppo carine, sono già un design bellissimo, ma poi una scrittura e un tratto di cancellatura favoloso. Prendo un foglio, magari per mostrarvelo. Non pensate minimamente che possa sprecare un foglio di quaderni che ho acquistato, quindi vi mostro da un post-it. Ecco qui, un tratto bellissimo, sembrano tipo penne gel. Veramente stupende. E poi praticamente non hanno più la gomma come le cancelline normali, ma hanno questa cosa che con il calore cancella e cancella perfettamente, non resta alcun tipo di sbavatura. Magari adesso questo non è il piano ideale, il foglio ideale, ma vi assicuro che la resa è veramente ottima. Vedete, qui non si vede niente, poi ovviamente per tempo non vi mostro, cioè non ho spinto forte, però veramente scompare tutto il segno. E poi sono troppo carine, guardatele, con il tappo, con i vari animaletti, adoro. Allora, iniziamo invece la raccolta di cose prese su Shein. Qui abbiamo delle penne gel con i colori pastello. Sono quattro colori: rosa, giallo, azzurro e lilla. Ne proviamo una. Dai, sono bellissime. Hanno un bel tratto. Ah, c'è anche la verde. Troppo pastellose, troppo arcobalenose e troppo stupende. Sono stupende, bellissime. Mi piacciono tantissimo anche i colori. Proviamole tutte. Carine. Azzurro, rosa. E giallo. Belle, approvate, approvatissime. Bellissimo tratto. Yeah. Sempre su Shein ho preso questa che è praticamente un cancellino, un correttore. E di qua colla, no? Va bene, adoro. Da un lato è correttore, dall'altro è colla ed è a forma di zampina. Dai, ragazzi, troppo, troppo top. Sempre con la zampina ho preso questo righello. Oh mio Dio, è bombato! Guardate che amore! Ecco, ve lo metto qui così si vede meglio. Perfetto, adoro.